Siamo al momento conclusivo di una manifestazione dal titolo Progetto Interculturale Ti faccio conoscere il mio paese. Siamo nella scuola primaria Giuseppe Spataro di Vasto. L'assessore ai servizi sociali Marco Marra, cosa ci vuole dire? L'integrazione per i bambini è un aspetto naturale, quindi queste iniziative sono fondamentali più che altro per creargli quegli anticorpi contro i pregiudizi che vengono poi dalla società, a volte dalla famiglia, dalla televisione. È importante per loro capire che non ci sono distinzioni e che il diverso è bello. Quindi è veramente importante che la scuola faccia queste iniziative. Non è il primo anno che collaboriamo con questo tipo di iniziativa e dobbiamo dire che ogni anno aspettiamo con una certa ansia questo momento, perché è un momento che unisce veramente gli alunni stranieri e a far conoscere al gruppo classe culture, tradizioni e momenti diversi che non fanno altro che arricchire l'esperienza scolastica che i bambini fanno. Sempre è interessante vedere come ci si propone di fronte a questo tipo di esperienze. Hamid Hafdi, mediatore interculturale nonché nostro collega e rappresentante dell'Associazione Adriatica per gli Immigrati. Noi ci crediamo tantissimo a questi progetti perché queste un nostro vissuto, noi abbiamo vissuto dall'inizio della nostra immigrazione, no? Sappiamo che con le bambine possiamo lavorare tranquillamente e farle crescere dentro loro l'accoglienza e la convivenza con l'altro, che è sempre una ricchezza, non deve essere vista come uno che ti viene a rubare qualcosa o ti togliere qualcosa dalla tua cultura, anzi una ricchezza che ti dà qualcosa di più. E siamo felici che oggi abbiamo finito questo progetto insieme a bambine per far conoscere veramente questo progetto che è molto interessante e ci crediamo molto alla mediazione culturale. E qui con noi Andrei, uno dei tanti bambini stranieri. Tu di dove sei? Di Romania. Esatto, della Romania. E Andrei, come gli altri bambini che vengono dalla Romania, dalla Macedonia e dalla Tunisia, sono le nostre e la nostra guida ufficiale. E che lavoro abbiamo svolto in classe? Abbiamo fatto i costumi rumeni e erano belli.